L'omicidio di Giuseppe Incontrera ha fatto scattare una vasta operazione antimafia nel cuore del mandamento di Porta Nuova a Palermo. GDF Agrigento Operazione Sharon, arrestate 10 persone per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Procedono i lavori per riaprire il tratto di Viale Regione Siciliana a Palermo in direzione Trapani, interdetto al traffico da quasi 2 anni. L'Università degli Studi di Palermo vara il più importante piano di assunzioni, sono 158 più i nuovi concorsi per il personale già in servizio. Una grande mostra sui cantieri del mondo antico a Cave di Cusa e al Parco Archeologico di Selinunte. Ben ritrovati gentili telespettatori al primo appuntamento con Media News, la nostra informazione. Come avete visto dai titoli, cominciamo a parlare subito di cronaca. L'omicidio di Giuseppe Incontrera ha fatto scattare una vasta operazione antimafia nel cuore del mandamento di Porta Nuova a Palermo. I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla DDA nei confronti di 18 indagati. Vediamo. Dopo l'omicidio di Giuseppe Incontrera alla ZIS scatta il blitz antimafia a Palermo. Secondo la magistratura, infatti, c'era il rischio di nuovi delitti oppure di fuga di alcuni mafiosi. Così, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, i carabinieri hanno fermato 18 persone con le accuse a vario titolo di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e rapine aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose. L'operazione, chiamata Vento, rappresenta l'esito di una complessa attività di indagine svolta in direzione del mandamento mafioso di Palermo-Porta Nuova. Le indagini del nucleo investigativo sono state condotte attraverso articolate attività di intercettazione audio-video e complesse attività di pedinamento nel territorio caratterizzato dal controllo di Cosa Nostra. Le indagini hanno permesso di delineare l'organigramma del mandamento mafioso di Porta Nuova, individuando il reggente Tommaso Lopresti, detto il Lungo, nonché altri sodali sospettati di essere figure apicali e gregari qualificati delle famiglie di Porta Nuova e Palermo Centro. È stato poi ricostruito un'articolata associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di ogni tipo, gestita in tutta la sua filiera dai vertici del mandamento mafioso per alimentarne le casse. Sono stati infatti fermati presunti capi di ben 6 piazze di spaccio localizzate nei quartieri del Capo, della Vucciria, di Ballarò e della Zisa, capeggiate da elementi ritenuti organici a Cosa Nostra. Tra i 18 fermati dai carabinieri ci sono Salvatore Incontrera, figlio di Giuseppe, che era un fedelissimo del reggente del clan, e il consuocero della vittima dell'omicidio di giovedì, Giuseppe Di Giovanni. La figlia di Incontrera ha sposato infatti il figlio di Giuseppe Di Giovanni, fratello dei capi mafia detenuti Gregorio e Tommaso. Guardia di Finanza di Agrigento, operazione Sharon, arrestate 10 persone gravemente indiziate di reati di associazione a delinquere e favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Immigrazione clandestina, operazione Charon, eseguito un'ordinanza di applicazione di misure restrittive della libertà nei confronti di 10 persone gravemente indiziate dei reati di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I militari dei comandi provinciali di Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Messina, Ragusa e Siena hanno proceduto all'individuazione sul territorio regionale e nazionale e all'arresto dei componenti di una pericolosa compagine criminale transnazionale composta da cittadini italiani ed extracomunitari, dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con collegamenti, almeno di alcuno degli indagati, con ambienti del terrorismo internazionale. Il provvedimento cautelare è stato messo all'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo su richiesta della DDA. Le indagini hanno dimostrato la capacità delle organizzazioni criminali a carattere transnazionale di offrire nel settore dei traffici di esseri umani nuovi servizi volti a rendere le traversate più sicure, ovviamente in cambio di retribuzioni maggiorate con lauti guadagni, ma anche e soprattutto a garantire la non identificazione dei soggetti sbarcati da parte delle autorità nazionali. Ciò sia per assicurare una loro maggiore libertà di movimento una volta giunti a destinazione, sia per consentire ai ricercati di sfuggire alle forze di polizia o per assicurare l'anonimato a quei soggetti che si recano in Europa con finalità illecite.
Nel corso delle attività investigative è stato raccolto un corposo compendio indiziario utile a dimostrare come la disvelata associazione criminale fosse particolarmente attiva nell'organizzare sistematicamente trasporti marittimi fra la Tunisia e le coste trapanesi e agrigentine della Sicilia di gruppi di soggetti nordafricani in grado di sostenere l'elevato costo dell'esclusivo transito a bordo di veloci e funzionali gommoni, spesso intenzionati a sottrarsi alle ricerche delle autorità di polizia tunisina. Si è anche accertato che il servizio offerto dall'organizzazione criminale non si concludeva con lo sbarco, ma ricomprendeva anche successive forme di assistenza volte a garantire la permanenza illegale dei migranti nel territorio dello Stato, quali la sottrazione ai controlli delle forze di polizia, l'avvio verso le località di destinazione, il trasporto e l'accoglienza presso abitazioni sicure, fino a farli scappare dai centri di accoglienza. Procedono i lavori per riaprire il tratto di Viale Regione Siciliana a Palermo in direzione di Trapani, che è interdetto al traffico da quasi 2 anni a causa del cedimento dell'asfalto. Noi siamo entrati in azione perché non avevamo ruolo, siamo entrati in azione nel mese di febbraio e il calendario è rispettato, abbiamo assicurato il finanziamento, abbiamo proceduto all'espletamento della gara d'appalto, abbiamo consegnato i lavori all'impresa che se l'era aggiudicati. Rimane questo cantiere una delle vergogne purtroppo di quest'area. Segno evidente che quando c'è rimpallo di responsabilità o quando non c'è sufficiente consapevolezza del ruolo che ognuno deve assumere e svolgere, possono anche accadere queste cose. Abbiamo fatto solo il nostro dovere, perché non intervenire significava mantenere ancora una condizione di stallo che si sarebbe tradotta soltanto in un danno per la città e per i cittadini costretti a transitare questa importante arteria. La sintonia con la regione, il superamento delle difficoltà che si sono determinate nel tempo ha consentito oggi di poter fissare tempi certi, non solo la ripresa di cantiere grazie all'intervento della Regione Siciliana, ma anche, vorrei dire, la fissazione di una data certa, che è quella dei 45 giorni richiesti dall'impresa per la gittata di cemento, ma anche per mettere in sicurezza evidentemente l'area ed assolvere a tutte le prove di carico. Aperto al traffico veicolare il nuovo ponte provvisorio sul fiume San Bartolomeo lungo la ex SS 187 di Castellammare del Golfo nel Trapanese. Il vecchio ponte San Bartolomeo lungo circa 115 metri era in parte crollato in seguito all'eccezionale maltempo dell'11 dicembre 2021. Oggi un momento di grande soddisfazione per la comunità di Alcamo e di Castellammare. Io voglio ringraziare l'ANAS per l'impegno che ha messo, il Presidente della Regione, per avere sostenuto un'iniziativa che di primo acchito sembrava folle, realizzare un'opera pubblica di queste dimensioni in 5 mesi, rispettando i tempi, non è una cosa da poco. L'assessore Falcone, che ha, come dire, si è fatto carico di risolvere il problema finanziariamente, e ribadisco l'ANAS e l'impresa che ha eseguito i lavori, che hanno preso a cuore questa iniziativa. Voglio essere chiaro, questo ponte era del comune di Castellammare e il comune di Castellammare non aveva soldi per realizzare quest'opera. La regione e l'ANAS si sono fatti carico interamente della realizzazione dell'opera, non solo in termini di progettazione e di esecuzione dei lavori, ma anche in termini di risorse finanziarie. Si chiama Mai più Ghetti, la petizione online lanciata dalla FAI CISL sulla piattaforma change.org. L'iniziativa serve a sostenere la mozione proposta all'attenzione dai parlamentari della Federazione Agroalimentare Cislina per impegnare il governo a superare definitivamente la politica delle baraccopoli. Un evento importantissimo, sicuramente un piacere e un'opportunità immensa avere un consiglio generale di una federazione così grande, la federazione dell'agroalimentare, quindi della FAI CISL.
un'iniziativa che dà una visibilità al territorio importante e soprattutto in quel ragionamento di valorizzazione delle aree interne e dei comuni è un evento importante. Per questo siamo felici di ospitare la FAICIS nazionale, il Consiglio nazionale che racchiude tutti i dirigenti d'Italia, dove ovviamente si dibatterà e si discuterà del tema del territorio, dell'agroalimentare, delle filiere dell'agroalimentare e dell'industria di questo comparto nel suo insieme. Quindi siamo fortemente contenti, dico, di avere ospiti tutta la struttura, comunque alla presenza anche del nostro segretario generale nazionale Gigi Sbarra. Quindi per Messina un impegno importante e sicuramente una valorizzazione del territorio, un riconoscimento molto importante per la struttura messinese che sta lavorando in maniera serrata e sta ottenendo ottimi risultati. Siamo orgogliosi di avere il Consiglio nazionale in Sicilia, in modo particolare a Messina. Che io ricordi non era mai stato fatto un consiglio nazionale nella nostra regione. Questo dà un valore aggiunto a tutte le problematiche, a tutte le nostre aspettative, a tutte le programmazioni che noi andremo a effettuare per i mesi successivi. Un appuntamento che ci inorgoglisce perché chiaramente come sindacato o di categoria ci stanno a cuore le problematiche dei nostri lavoratori che in questi periodi stanno attraversando dei momenti molto, molto faticosi e molto particolari. Gli incendi già cominciano a devastare il territorio messinese. La problematica sostanziale su Messina è che abbiamo carenza di personale addetto allo spegnimento incendi. Abbiamo presentato il problema tantissime volte e purtroppo non riusciamo con gli enti a, diciamo, a sopperire questa necessità. Gli ultimi dati dell'Istat che segnalano una inflazione all'8% dimostra che siamo in una grande condizione di emergenza economica e sociale. Servono misure straordinarie per salvaguardare e difendere il potere di acquisto di salari, stipendi, reddito delle persone. Il governo ci convochi. C'è la necessità di discutere di una nuova politica dei redditi, di un intervento forte di riduzione delle tasse. Dobbiamo creare lavoro attraverso la ripartenza degli investimenti pubblici e privati e poi dobbiamo cambiare le pensioni. Queste sono le priorità, il governo ci convochi. Il lavoro straniero regolare, esperienze e buone prassi, il tema dell'incontro che si è svolto oggi a Palermo presso l'ARS, organizzato dalla ALS MCL Sicilia, un'organizzazione di promozione sociale aderente alla rete associativa nazionale inserita nel sistema del Movimento Cristiano dei Lavoratori. Il lavoro straniero in Italia passa prevalentemente per la Sicilia. Ecco, questo è un passaggio. Il lavoro deve essere regolare, non può essere diversamente. Dobbiamo entrare nell'idea che qualunque attività imprenditoriale venga intrapresa deve fare i conti con i costi di un lavoro regolare. Il lavoro straniero è determinante in Italia. Non possiamo pensare che in Italia ci sia attività lavorativa senza la presenza regolare dei lavoratori stranieri. In Italia e in Europa il problema che probabilmente avremo nel corso dei prossimi anni sarà proprio quello rappresentato dalla diminuzione di flussi di lavoratori stranieri che vengono in Italia, soprattutto quelli che venivano dall'area dell'est Europa, che oggi provenivano da paesi che sono in crescita, che si stanno sviluppando e che pertanto sempre di più faranno di tutto per poter andare a trattenere i loro giovani, i loro lavoratori attivi all'interno dei paesi stessi. E questo è pertanto un problema al quale dovremo far fronte. Ci sono varie possibilità. Una delle cose alla quale tengo particolarmente, e io voglio lanciare in questo convegno, è quello di una cabina di regia che possa dare una maggiore territorialità, caratterizzazione territoriale al lavoro dei lavoratori stranieri. Questa può avvenire attraverso un punto d'incontro fra le istituzioni e soprattutto le organizzazioni sindacali e datoriali, perché sono loro quelle che hanno il vero senso della tipologia di richiesta di lavoratori stranieri, stagionali, permanenti, la durata della loro attività
e quindi pertanto la necessità, il numero, e quindi pertanto dobbiamo riuscire a dare ai flussi, agli ingressi, una maggiore regolarità e una maggiore effettività per quella che è la reale esigenza lavorativa di una regione, soprattutto in una regione come la Sicilia, dove la stagionalità è importante dei lavoratori che provengono, dove molti sono impiegati nel settore agricolo e nel settore turistico, e quindi pertanto dobbiamo riuscire a creare un maggiore rapporto fra quella che è la reale esigenza e quelli che sono i lavoratori stranieri che provengono nel nostro paese. Ancora strascichi per le amministrative a Messina, il PD verso il ricorso al TAR per il mancato seggio al consigliere Alessandro Russo. Stiamo studiando le possibilità di fare questo ricorso, quindi andare a comprendere se, come interpretiamo noi dalla legge, è stata fatta un'assegnazione non sbagliata al sindaco miglior perdente, quindi a Croce, ma un'attribuzione alla coalizione di liste sbagliata. Perché continuiamo a sostenere, e lo sosterremo nelle prossime sedi, da qui ai prossimi giorni, appunto, se le carte, diciamo, che stiamo studiando ci danno, diciamo, margine di manovra, continuiamo a sostenere che la logica della legge prevede che il candidato sindaco miglior perdente vada naturalmente assegnato alla sua coalizione, non all'altra coalizione. È come dire, andiamo a togliere un seggio a una coalizione che non c'entra niente. Il seggio che non è tolto ma attribuito al miglior perdente ovviamente deve essere attribuito alla propria coalizione, mica a quell'altra. Ecco, quindi ci sono le carte per poter fare ricorso, è ovvio che non ci sottrarremo come partito. C'è un'altra questione che lei ha sollevato nelle scorse ore che riguarda l'attuale legge elettorale in vigore in Sicilia. Si vince al primo turno con il 40% e anche l'attribuzione di questo premio di maggioranza fa molto discutere. Una legge regionale che è stata allora approvata anche dal Partito Democratico probabilmente per frenare l'ascesa del Movimento 5 Stelle e che oggi paradossalmente danneggia anche e soprattutto il centrosinistra. Questo è l'esempio tipico di come funziona, diciamo, il legislatore in Italia e particolarmente in Sicilia. Si fanno le leggi sotto le elezioni per bloccare quello che in quel momento storico è ritenuto l'avversario. Poi queste leggi si accumulano e il danno, come un boomerang in Australia, torna indietro a chi ha prodotto la legge. In questo caso il Partito Democratico, che pensò giustamente di mettere in difficoltà i 5 Stelle favorendo Orlando, poi contrastando Orlando, insomma i nemici storici del momento, per poi pagarla oggi. Questa è una legge evidentemente incostituzionale perché assegna la città a chi non prende la maggioranza dei voti. Il dato questo è, non il 40%, il 40% non è il 50% più 1 come funziona in tutta Italia, come funzionano le democrazie mature. In Sicilia noi facciamo vincere il miglior perdente, cioè quello che arriva prima al 40%, e questa è una legge che nel mio paese si chiama incostituzionale. Leggi così non ci sono nella Bielorussia di Lukashenko, nella Russia di Putin, non ci sono nei paesi dove la democrazia è soltanto un fatto di carta o di nome, e in Sicilia l'abbiamo. La Sicilia ha questo triste primato di essere più indietro della Bielorussia di Lukashenko, quindi da questo punto di vista è evidente che come Partito Democratico noi dobbiamo sollevare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il tema del ricorso alla Corte Costituzionale per travolgere questa legge che è iniqua, ingiusta e, lo ribadiamo, incostituzionale. Ma vedete, non per il premio di maggioranza, quello è legittimo se noi rispettiamo la logica della legge. È a monte il problema. Quando è stata costruita questa legge, disegnata contro un nemico del momento, non si è pensato che assegnare una città a chi prende soltanto un più di voti rispetto agli altri, ma non la maggioranza dei voti, è un principio che deve essere assolutamente travolto. Non può funzionare, non è democratico. Eccoci rientrati in studio. Tutela della salute pubblica. La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato una macelleria abusiva. Vediamo. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno condotto un'operazione a tutela della salute pubblica portando alla luce un'attività clandestina di macelleria in località Bordonaro Superiore del Comune di Messina, esercitata presso un locale non autorizzato. Il blitz è stato eseguito dai finanzieri del gruppo di Messina insieme ai veterinari e agli ispettori tecnici della prevenzione dell'ASP, che hanno individuato in un'area retrostante un'abitazione una baracca di circa 30 metri quadrati totalmente abusiva, in cui veniva esercitata l'attività di macelleria in totale assenza di ogni tipo di autorizzazione e di spregio ad ogni norma igienico-sanitaria. Nello specifico, secondo le ipotesi e l'accusa, che dovranno trovare conferma nei successivi gradi di giudizio, è emerso che il locale era dotato di tutti gli attrezzi di una regolare macelleria. I finanzieri hanno trovato anche pezzature di carne bovina e suina ed insaccati appesi pronti alla vendita. I militari hanno posto fine all'attività abusiva
con la segnalazione alla Procura della Repubblica del Messina del responsabile con il sequestro dell'immobile. I finanzieri hanno anche provveduto a contestare le relative violazioni amministrative in materia di abusivismo commerciale e di igiene pubblica, unitamente al personale dell'ASP di Messina che è intervenuto. Al gestore dell'esercizio totalmente sprovvisto dei requisiti inerenti alla sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e locale è stata applicata una sanzione amministrativa di circa 6.000 euro per la non conformità, inadeguatezza e mancanza di scia di alimentare, a cui si aggiunge il provvedimento di sospensione dell'attività e di vendita degli alimenti. L'Università degli Studi di Palermo ha varato il più importante piano di assunzioni del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sociosanitario della sua storia. Sono 158 le nuove assunzioni, ma anche 158 i concorsi per il personale che è già in servizio. Il più importante piano di assunzioni di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sociosanitario della storia dell'Università degli Studi di Palermo. Così Unipa prevede di assumere 158 persone attraverso concorsi per categoria B, C, D ed EP. Una delibera di programmazione che inverte il trend che ormai da quasi 10 anni sembra voler solamente contrarre il personale. Una comprovata emorragia. Le nuove immissioni di personale, dichiara il rettore Massimo Midiri, aumenteranno quasi del 15% il numero di dipendenti dell'Ateneo e consentiranno di rafforzare e potenziare sia le attività dei dipartimenti, sia quelle dell'amministrazione centrale. Si tratta di un impegno straordinario per l'Università di Palermo, in larga parte sostenuto da risorse dell'Ateneo, ma reso anche possibile dall'impiego di una quota rilevante del piano straordinario di potenziamento del personale universitario approvato il mese scorso con decreto del ministro dell'Università Maria Cristina Messa. Il Consiglio di amministrazione condivide e fa propria la scelta operata dall'amministrazione dell'Ateneo, prevista infatti la destinazione del 60% delle risorse alle strutture dipartimentali, confermando una linea di indirizzo presente nel programma elettorale del rettore, che si pone come obiettivo finale di potenziare tali strutture, secondo Midiri il fulcro vitale dell'attività istituzionale Unipa. 158 concorsi riservati al personale già in servizio, con la delibera che prevede anche una forte attenzione alle legittime aspettative di carriera, previste dal DL 80-2021. Nuovo personale tecnico esperto e competente per i laboratori scientifici e didattici, potenziati dalla delibera, che prevede anche di procedere con la stabilizzazione di personale precario in possesso dei requisiti previsti dalla legge Madia. Le nuove procedure si bandiranno con la massima celerità, auspicando l'immissione in servizio entro l'autunno del nuovo personale reclutato e procedendo immediatamente alle progressioni verticali per il personale in servizio. Concluso il progetto In Circle, dedicato allo sviluppo del turismo sostenibile, stabilite le buone pratiche sui rifiuti, energia, acqua e mobilità, a cui potranno attenersi le strutture ricadenti nel territorio della Galterra Barocca. Sicuramente il turismo a Malta e anche nella Sicilia è un driver importante dell'economia. Stiamo vedendo che questo settore può essere o può muovere su binari più ambientalmente sostenibili, non solo per far beneficio all'ambiente, ma anche perché l'economia verde può essere economicamente importante per gli operatori. E allora è un processo, come diciamo, win-win. Vincono tutti, vince l'ambiente, ma anche vince il produttore, vince l'operatore che ha un'attività più sostenibile, ma anche meno costosa. Lavoriamo su questo ambito tematico da quando è nato il GAL. Abbiamo creato il master plan con l'ambito tematico turismo sostenibile in primo piano. Abbiamo continuato col progetto In Circle, ringraziamo molto il partner maltese che ci ha coinvolto nelle buone prassi da applicare nel nostro territorio. Adesso ci consegneranno anche dei gadget che noi distribuiremo nei centri di accoglienza turistica, augurandoci anche che il turista compili anche dei questionari che ci permettano ancora di migliorare. Sempre sulla sostenibilità ambientale stiamo continuando nel progetto del PUMS, a giorni, quindi il piano urbano integrato dei 5 comuni per la mobilità sostenibile, e a giorni chiameremo a raccolta nuovamente, come abbiamo fatto sempre in una progettazione partecipata, i
i partner del GAL, dico i soci del GAL, ma anche e soprattutto l'ATS Enjoy Barocco, quindi i privati, il partenariato privato che gestisce Enjoy Barocco, per capire come effettivamente far coincidere le esigenze delle strutture turistiche, ma anche delle strutture agricole e enogastronomiche, con la sostenibilità e con la mobilità sostenibile. Diciamo che il progetto In Circle conferisce, aiuta alla destinazione a dotarsi di tutta una serie di strumenti di sostenibilità, e quindi una destinazione sostenibile di per sé è una destinazione che riesce a stare ancora meglio sul mercato, soprattutto se si riesce a mettere a sistema anche il progetto Enjoy Barocco. Quindi una volta che ci sarà questo marchio, in realtà già c'è, questo marchio sarà, come dire, adottato all'interno del territorio e verrà costruita la strategia turistica, il fatto che sia una destinazione sostenibile secondo me permetterà di stare molto meglio sul mercato e di avere un vantaggio rispetto a tutta una gamma di turisti che preferiscono questi luoghi che proteggono, che sostengono la tutela dell'ambiente. Okay, so the In Circle project, we were a technical. L'Energy Water Agency di Malta ha coinvolto il GAL Terra Barocca in questa ultima fase del progetto per trasferire il modello In Circle, e in questa fase finale quindi del progetto il GAL è riuscito a coinvolgere 60 stakeholder sul territorio, coinvolti in vari meeting partecipati che hanno permesso la redazione di una strategia sul turismo circolare e sostenibile, che in particolare si occupa di quattro pilastri: acqua, rifiuti, mobilità e energia. A Messina ha cancellato l'ecomostro dell'ex cantiere navale Sea Flight a Torre Faro. Vediamo. Cosa fare del Sea Flight è già detto, perché il progetto è stato già depositato, è stato già presentato sul portale del Demanio Marittimo Regionale, ed è prevista la realizzazione di un'arena a cielo aperto che avrà il proscenio più bello del mondo, come dico io, che è quello dello Stretto di Messina, con un camminamento, un'isola, una corsia ciclabile che le passerà intorno, un'area a servizio per i parcheggi, perché altrimenti sarebbe sicuramente difficile fruirne, e una serie di servizi che guarderanno a un'area integrata che riguarda anche il pilone. È un grande, veramente, traguardo quello che abbiamo raggiunto con la demolizione del Sea Flight, che non era soltanto la parte con le capriate in ferro, ma anche le parti antistanti la strada, dove erano stati fatti dei manufatti in cemento e mattoni forati che erano del tutto abusivi e ostruivano completamente la vista. Finalmente questo ecomostro è stato eliminato ed è davvero per me un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Una grande mostra sui cantieri del mondo antico a Cave di Cusa e al Parco Archeologico di Selinunte, riprodotte in scala 1:1 le macchine per costruire i templi. Sono contento che questo evento abbia visto la luce in questi giorni, ma anche se era un'attività che era già stata programmata in passato. E a Selinunte ritornano queste macchine, hanno un particolare, che sono state progettate sugli studi che sono stati fatti a Selinunte, quindi sono le macchine che sono nate qua. Ars Edificandi racconta i procedimenti costruttivi che hanno permesso la nascita delle grandi e belle città dell'antichità, Selinunte. Queste macchine, che oggi per noi sono macchine sceniche, ma che in realtà riproducono fedelmente quei macchinari avveniristici per il tempo, che permettevano ai templi di venire su per come li conosciamo noi. Il percorso della mostra parte dalle Cave di Cusa, in cui si vedono proprio, abbiamo cercato di descrivere quelle che erano le tecniche di estrazione dei materiali, insieme alle macchine invece che poi servivano per trasportare i blocchi estratti fino ai cantieri di costruzione. Qua possiamo vedere proprio dei blocchi, questo è un triglifo che viene dal fregio del Tempio Equa di Selinunte, e come potete vedere si nota benissimo quelle che erano le finiture policromi dei templi. L'azzurro, come vedete, è il rosso del filetto. Tutto questo per dire che i templi non erano così come li vediamo, integrati con il colore della pietra del paesaggio, ma in realtà erano particolarmente colorati. Un
Una programmazione ricca di eventi al Parco Villa Filippina di Palermo venerdì 8 e sabato 9 luglio con alcuni appuntamenti del Palermo Pride che quest'anno avranno come madrino Beppe Fiorello. Tra i tanti ospiti anche Immanuel Casto, Romina Falconi e tanti attori tra cui Vito Parrinello e Rosa Mistretta. La programmazione di eventi continua per la stagione estiva di Villa Filippina venerdì 8 e sabato 9 con alcuni appuntamenti del Palermo Pride che quest'anno avrà come madrino l'attore Beppe Fiorello. Beppe Fiorello ha da poco concluso la lavorazione del suo primo film da regista, una storia liberamente ispirata alla vicenda di Giorgio e Tony, i due ragazzi uccisi a Giarre nel 1980. Due giorni di incontri, spettacoli e concerti, dove fare comunità e vivere l'atmosfera per Palermo Pride. Venerdì 8 luglio, con ingresso gratuito, si inizia alle 19 con una Peri Pride e il Rainbow DJ Set. A seguire i concerti del Palermo Pride Suona, con Karma B, Romina Falconi e Immanuel Casto. Sabato 9 luglio, Villa Filippina accoglierà l'ultima tappa del corteo, che parte da Foro Italico. In serata, previsti gli interventi degli stati generali e del madrino Beppe Fiorello. Seguono i concerti del Palermo Pride Suona, con Simona Norato, Giuse Delizia, Vergo e Pop Shock. Mercoledì 13 luglio alle 21.30 è la volta del festino del Ditirammu, a Munti Piddirino Cena Rosa, Trionfo di Santa Rosalia. Spettacolo di Vito Parrinello e Rosa Mistretta, tra canti e danze della storica compagnia folk, dedicato alla patrona di Palermo. La celebrazione del trionfo, una festa del ringraziamento in onore di Santa Rosalia, porta con sé un retaggio di fede, gestualità, colori e sapori, luci, suoni e canti che ogni anno il Ditirammu ripropone. Uno spettacolo corale, suggestivo e magico, un trionfo dedicato alla religiosità popolare, una performance storica che richiama ogni anno centinaia di palermitani. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Come sempre potete ricollegarvi ai nostri social, dunque appuntamento alla prossima edizione di Media News.